pagare di più mettendoci più tempo. È il regalo per il nuovo anno che la Regione ha pensato di offrire ai pendolari che ogni giorno viaggiano sulla linea ferroviaria che collega Bologna con Ravenna e Rimini. Da dicembre, infatti, è entrato in vigore il nuovo orario dei treni regionali che sta producendo un danno enorme a tutti quelli che, per esempio, per studio, per lavoro o anche per motivi di sostenibilità ambientale, scelgono di lasciare a casa l'automobile per viaggiare in treno. Modifica che sta producendo un aumento fino a 120 euro degli abbonamenti a fronte di tempi di percorrenza che aumentano di un terzo. A rappresentare al meglio questo capolavoro confezionato dalla premiata ditta Bonaccini e Donini è il treno che da San Lazzaro di Savena porta a Sant'Arcangelo di Romagna. Fino all'8 dicembre chi viaggia su questa tratta pagava 8 euro per un viaggio di un'ora e mezza. Oggi invece spende 9,85 euro e ci impiega quasi 2 ore. Non contenti di questo, Bonaccini e Donini hanno introdotto un'ulteriore novità, cioè quella di obbligare i pendolari a tornare indietro per andare avanti, come fanno i gamberi. Ecco come. Prendiamo ad esempio la corsa delle 3 di pomeriggio sulla linea Bologna-Rimini. Fino all'8 dicembre per andare a Sant'Arcangelo da San Lazzaro di Savena si saliva in carrozza alle 15.15. Si cambiava vagone a Castel Bolognese e si arrivava a destinazione alle 16.45 per un totale di 90 minuti di viaggio e 8 euro di biglietto. Oggi invece chi parte da San Lazzaro nella stessa fascia oraria, ovvero alle 15.27, è obbligato a salire su un treno che ferma a Imola, dove poi è obbligato a cambiare e prenderne un altro che però non prevede nessuna fermata a Sant'Arcangelo, costringendo così il malaugurato pendolare ad arrivare fino a Rimini per poi tornare indietro con un altro treno ancora, il terzo. In tutto per un totale di quasi 2 ore di viaggio e mezz'ora in più rispetto al passato e un biglietto più caro di ben 1,85 euro al giorno. Stessa sorte quella del gambero che tocca a chi sempre con destinazione Sant'Arcangelo volesse partire da San Lazzaro alle 16.27. In questo caso lo sfortunato pendolare è costretto a viaggiare nel senso opposto, tornando indietro verso Bologna, dove parte l'unico treno per Castel Bolognese, e arrivare a destinazione dopo 1 ora e 59 minuti di viaggio. Davanti a questo paradosso, aggravato dal fatto che il nuovo orario ha cancellato fermate intermedie come quella di Godo e Classe, abbiamo chiesto a Donini di venire a riferire quanto prima in commissione e di mettere fine, una volta per tutte, al caos incredibile che quelli bravi e competenti come loro hanno creato.